Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Dopo un bel po', ecco un nuovo svuota la spesa senza glutine. Allora, vi faccio vedere anche quello che ho preso nella parafarmacia. Ho preso questa crema di arachidi, che sono 100% arachidi, e costa 3,45 euro, 3,95 euro, e d'ora in avanti la prenderò sempre lì. Comunque, questo qui l'ho preso per me, invece per Gabriele senza glutine ho preso le pausa choc, poi la pasta per minestra, questa qui della Garofalo, questi biscotti della Vial al gusto ace. Questi biscotti girasoli della marca inglese al caramello, girasoli al caramello. Poi, sempre della Garofalo, la pasta, vari formati. Poi ho preso della Cereal, questi mini muffin, limone e semi di papavero. Poi ho preso due pacchi di questa pasta qui di Massimo Zero, Sedanini e la Le Penne. Guardavo, poi c'è la pasta della Garofalo, che la conoscete già perché la prendiamo sempre. E poi ho provato a prendere questo mix per pane integrale, sia per fare il pane che per fare la focaccia, e così lo provo. Qui dietro c'è anche una ricetta per fare il pane, quindi vedremo poi come sarà. Adesso passiamo alla seconda borsa. Allora, ho preso questo nuovo tipo di pasta della marca, aspettate perché partiamo da questo, eh. Della Cereal ho preso questi buoni senza, ci sono questi biscotti breakfast, cereali e gocce di cioccolato. Poi ho preso questa pasta della marca Nativa Food, pasta con farina di teff, e diciamo che li userò per fargli i cannelloni, ecco, perché vedete com'è grande. Poi ho preso due confezioni di questi cappelletti da farli magari in brodo oppure col ragù che mio marito ieri me l'ha chiesto. Poi gli ho preso le brioche, queste qui della Nutrifico con gocce di cioccolato, la piadina wrap con il barattolino di Nutella. Poi, basta, Giada. Poi ho preso questa pasta al grano saraceno, sono i pizzoccheri. Volevo provare a farli anche io, però prima volevo assaggiarli. E allora li ho preso questi qua, 2 etti e mezzo. Tanto, vediamo. Poi questi cracker al riso rosmarino della Mulino Bianco, due confezioni. Le barrette, queste qui della Enervit, niente meno, che sono con mandorle, carote e succo d'arancia. Ce n'è ancora uno. Ce ne sono svariate confezioni. Poi, queste briochine al cioccolato del laboratorio senza glutine, che sono buonissime. Della Giusto le margherite linea equilibrio con mandorle, succo d'arancia e carote. Questi biscotti sempre della Giusto, cereal fro all'avena e grano saraceno. I frollini al miele mille fiori della Mulino Bianco. Poi gli ho preso queste barrettine. Una è all'avena, miele e cannella, naturalmente ho preso tutte e due quelle uguali, e l'altra è avena con succo di mele e lamponi. Poi ho preso le patatine, queste qui le Snicky della Farabella,
questi cereali, aspettate che mi scandalisco, questi cereali qui che sono veramente buonissimi, un muesli, nocciole, cioccolato con farina di avena, è una cosa pazzesca. E poi ho preso ancora questi biscotti all'avena e nocciole e ho provato a prendere le stelline, sempre fatti con farina di teff, se la smettono di cadermi ve le faccio vedere, ok, della Nativa Food. E poi mi sembra di avervi fatto vedere tutto, sì. Questo qui è tutto quello che ho preso senza glutine per Gabriele. Come al solito fatemi sapere se voi usate queste cose, se le avete già assaggiate, se vi piacciono. E ricordatevi di lasciare un like, di iscrivervi al canale e la campanellina. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 1, 2, 3, come on!